Oggi andremo a preparare il pandoro artigianale fatto in casa. È un dolce tipico delle feste di Natale e la preparazione richiede molta pazienza perché copre un periodo di 2 giorni, quindi è forse la prima ricetta dedicata a persone già esperte. La ricetta originale del pandoro è stata depositata qui in Veneto, precisamente a Verona, da Domenico Melegatti, il quale depositò questo brevetto che riguardava un dolce morbido a forma di stella a 8 punte. Esistono due versioni del pandoro, una sfogliata e l'altra non sfogliata. La sfogliatura consiste nell'utilizzo del mattarello per fare le pieghe sull'impasto ed è più indicata quando non si ha a disposizione una impastatrice meccanica, perché per fare la maglia glutinica si perde veramente molto tempo e molta energia. Noi lavoreremo a mani, quindi utilizzare la tecnica della sfogliatura. Però la ricetta che vi do è adattabile all'utilizzo della impastatrice. Infatti, noi andiamo a preparare un pulisce e un preinnesto, che sarebbe un primo impasto. Poi faremo delle ore di lievitazione e un secondo impasto che sarà fatto lievitare alternatamente alla formazione delle diverse pieghe. Le immagini che state vedendo ora riguardano la formazione del preimpasto, formato da 60 ml di acqua a temperatura ambiente, mezzo cucchiaio di miele, meglio se di acacia, che è più delicato, 120 g di farina tipo 1 di grande forza, magari Manitoba, e 2 tuorli d'uovo uniti al lievito. Noi abbiamo preso lievito fresco, quindi 16 g di lievito fresco. A questo punto è passata un'ora e siamo pronti per unire il preimpasto con il pulisce. Questo è il pulisce, questo è il nostro preimpasto. Quindi passo a travasare piano piano tutti gli ingredienti qui dentro. Quindi in questa boule andiamo ad aggiungere ora il nostro preimpasto e il nostro pulisce. Se volete utilizzare delle bacche di vaniglia, potete mettere l'aroma direttamente nel vostro pulisce, che resterà quindi in infusione per 12 ore, 13 ore, e in questa maniera si arricchirà di quegli oli essenziali profumati. Io nel mio caso ho scelto di utilizzare della zucchero a velo profumato, aromatizzato alla vaniglia e la vanillina, perché non avevo con me abbastanza bacche di vaniglia naturale. Ora io sto pulendo per benino la boule di vetro perché una parte dell'impasto, essendo molto appiccicoso, è rimasta incollata qua. Poi potete preparare già tutto nella prima boule di acciaio, tranne per il pulisce che magari deve lievitare in frigo, così da avere meno residui. Io però volevo mostrarvi i diversi passaggi, quindi andiamo ad aggiungere questo pulisce che comunque è più liquido e quindi dovrebbe scorrere facilmente. A questo punto andiamo ad aggiungere piano piano la farina e i tuorli. Abbiamo preparato una quantità di farina pari a 200 grammi e la andiamo ad aggiungere piano piano. I tuorli sono 4. Abbiamo anche 100 grammi di zucchero a velo e 120 grammi di burro. Il burro sarà messo a fiocchetti e alla fine soltanto.
Dopo una quarta d'ora di lavorazione con le mani, questo è il risultato dopo aver aggiunto anche tutta la farina. Quindi, se non avete la planetaria, armatevi di pazienza e dovete ottenere un impasto che inizia anche a incordarsi. A questo punto aggiungiamo progressivamente in maniera alternata lo zucchero a velo e 4 tuorli. Questo è il mio zucchero a velo, vanigliato. Questa è anche la vaniglina che adesso vado ad aggiungere. Vi ricordo che potete sostituire la vaniglina con la vaniglia naturale, però in quel caso vi suggerisco di aggiungerla al vostro poolish, quello che deve lievitare una notte intera. Mettiamo subito uno dei nostri tuorli, tranquilli che se ne cadono due, pazienza, è uguale, e iniziamo a lavorare di nuovo l'impasto con le mani. Quando finiamo di far assorbire il tuorlo e lo zucchero, andiamo ad aggiungere altro zucchero e altri tuorli, dobbiamo metterli tutti. Bene. Siamo nella fase finale, quindi io che ho già una certa manualità aggiungo direttamente tutto lo zucchero e gli altri tre tuorli rimanenti. Voi potete procedere più lentamente. Impastate e dovete ottenere qualcosa di piuttosto omogeneo. Ed eccoci giunti alla fase in cui dobbiamo aggiungere i nostri 120 g di burro a fiocchetti. Al termine dell'incorporamento di tutto il burro nel primo impasto, questo è il nostro risultato. Ora impellicoliamo o comunque chiudiamo con un grande coperchio e lasciamo lievitare il tutto per un periodo di circa 2 ore, fino al raddoppiamento del volume sostanzialmente. Nel frattempo andiamo a preparare una emulsione che dà di norma il tipico aroma del pandoro. Allora ragazzi, siamo stati fortunati, avevo una confezione di cioccolato bianco, però negli ingredienti della ricetta, come leggerete poi nella descrizione, è previsto l'utilizzo di 2 cucchiai di panna. Ora, siccome a questo vanno aggiunti anche diversi grammi di burro, perché parliamo di 80 grammi di burro, i 2 cucchiai di panna io li sto sostituendo con 2 cucchiai di acqua, perché non esco a comprare la panna di proposito. Ed è praticamente la stessa cosa, perché il burro che c'è nella panna, il grasso che c'è nella panna c'è anche nel burro. Quindi non si va a fare nessun tipo di modifica sostanziale, anche voi poi potrete fare questa cosa e utilizzare dell'acqua. Ecco qua, la nostra bilancia segna 59 grammi, che comunque va bene, sono 60, considerando anche l'errore che la bilancia può avere nel misurare. Adesso passiamo a unire le diverse parti di questa emulsione. Questo è l'impasto da preparare per l'emulsione. Abbiamo messo l'acqua, abbiamo messo il burro e abbiamo messo il cioccolato bianco. Ora noi dobbiamo sciogliere tutto insieme. Io mi servo del microonde, voi potete fare a bagnomaria, che è la via classica. Ecco qui sciolto a bagnomaria quasi del tutto il burro col cioccolato. A questo punto le 2 ore sono passate e andiamo a lavorare il nostro impasto, che ormai si è bello gonfiato, con gli ingredienti necessari per fare il secondo impasto. Quindi lo prendiamo, io lo metto ora sotto la telecamera così potete vederlo. Perfetto. A questo impasto, che è ancora appiccicoso, noi dobbiamo aggiungere gli ingredienti del secondo impasto che adesso vi leggerò. Abbiamo 400 g di farina, io uso quella di tipo 1, abbiamo detto che è una farina di forza per panificazione e lievitati di lunga durata. 4 tuorli d'uovo ancora, 240 g di zucchero a velo,
120 grammi di burro a temperatura ambiente, che io ho già preparato porzionati nelle diverse bolle, vi faccio ora vedere sostanzialmente come abbinarli. Voi dovreste alternare le polveri alle uova. Allontano un attimo l'impasto. Vi avvicino la farina in cui ho messo dentro triturata una bacca svuotata dei semi, perché i semi li abbiamo messi nell'emulsione che sta in frigorifero, di vaniglia. Vado a prendere lo zucchero a velo. E anziché alternarli nell'impasto, siccome io lavoro a mano, mischio tutto lo zucchero a velo con la farina e mi assicuro di omogeneizzare tutto usando un cucchiaio e mi assicuro che sia tutto mischiato bene. Queste sono polveri, quindi andrebbero unite comunque nell'impasto e tra di loro non interagiscono, non interferiscono affatto, quindi tranquilli. E andiamo ad aggiungere allora un po' alla volta la nostra farina. In questa fase tutte le bolle probabilmente si vanno a rompere, ma non importa. Che profumo di vaniglia, ragazzi. Io ho scelto di fare il mio pandoro usando vaniglia, vanillina e granella di pistacchio. L'emulsione invece, come avete già ascoltato, probabilmente sarà fatta con una serie di ingredienti a base di cioccolato bianco e vaniglia. Dopo un po' di lavorazione, l'impasto risulta così. Noi dobbiamo ancora finire di aggiungere tutte le polveri e allora io ho preso e ho aggiunto 100 grammi di farina di pistacchio alle polveri che devo ancora aggiungere. Adesso vi faccio vedere. Amalgamo di nuovo tutto insieme e queste sono le polveri che ora andrò ad aggiungere, le uve. Ed eccoci allora giunti quasi all'incorporamento del burro e all'incorporamento anche dell'emulsione che è in frigo. Tiro fuori l'impasto e vi faccio vedere la lavorazione con le ultime polveri, poi andrò di là a prendere il necessario. Certo, in cucina la calma è sempre un'arma in più, quindi voi dovreste lavorare l'impasto pazientemente. Bene, allora l'impasto sta qui e ha riposato, quindi la maglia glutinica si è un po' distesa. Nel frattempo ho preso l'emulsione che si è rappresa dal frigorifero. Andiamo ad aggiungere ora la parte grassa che è l'emulsione ed è il burro a fiocchetti a temperatura ambiente già da un po', quindi dovrebbe essere lavorabilissimo. Buttiamo di nuovo giù l'impasto, burro sopra. Come vedete, ora vado a prendere un poco della mia emulsione invece e la massaggio sempre qua. L'emulsione è bella fredda di frigorifero, questo è buono perché non si deve sciogliere troppo il burro. Noi stiamo lavorando in una stanza con una temperatura di circa 18 gradi e mezzo. Lavorando l'impasto a mani nude, difficilmente riuscirete a ottenere una maglia glutinica abbastanza forte. Se non utilizzerete alcuni piccoli accorgimenti. Innanzitutto l'impasto deve rimanere freddo, quindi se la temperatura di esercizio non lo consente, lasciatelo riposare qualche minuto nel frigorifero nuovamente all'interno di una bowl. L'impasto risulterà molto appiccicoso all'inizio, per cui deve anche essere fatto riposare per permettere alla farina di assorbire diversi ingredienti. Come vedete, io ora sono nella fase successiva. E voi vi potete quindi aiutare, come me, con un po' di farina dello stesso tipo per stendere l'impasto. La lavorazione dell'impasto richiede la realizzazione di diverse pieghe. Quando io lavoro, l'impasto che tocco è fresco. Questo mi fa capire che la temperatura è quella ideale.
Non c'è bisogno di farlo super sottile perché si andrebbe anche a lacerare. Vedete che ci sono le diverse pieghe sovrapposte. Bene, allora, uno al libro, due, ora prendo questo impasto e lo metto nella mia bowl. Una bowl pulita. Lo lascio qui dentro perché possa lievitare raddoppiando un paio di ore. Io l'ho preso da un negozio di pasticceria, è uno stampo in alluminio che va imburrato per poter poi adagiare qui dentro l'impasto. Quindi adesso l'impasto è qui che sta lievitando. Ve lo faccio vedere. Bene. Sono passate circa un'ora e mezza, questo è il risultato della lievitazione. Tiriamo fuori il nostro impasto e facciamo ancora un'altra serie di pieghe. Tiriamo una prima mano con le dita, più possibile lo stendiamo così. Cercando questa volta di non rompere tutte le bolle che vogliamo che cresca. Quindi procediamo a fare le nuove pieghe. Una. Giriamo, 3 e andiamo a fare l'ultima serie di pieghe. Il nostro impasto progressivamente si sta asciugando, questo è buono. Le dita, vedete, io le apro in modo tale da limitare la rottura delle bolle. E giro l'impasto ogni volta. Si ingrandisce un pochettino, tipo. Perfetto. Giriamo e compattiamo. Ecco qua la nostra pirlatura. Ora vado a mettere questo impasto nello stampo.